insomma, l'impronta del piede, la Madonna Signora lasciò l'impronta del piede, del ponte, e così e possiamo toccarla per chiedere una grazia. E nel 1300, quando la Madonna lasciò l'impronta, un sacco di miracoli, tutti andavano a toccare l'impronta del piede della Vergine. Sai, il piede, l'impronta, aspetta, ci vuoi dire tu? E ancora oggi le persone vanno lì a chiedere le grazie e vengono ascoltati. Come dire, la Madonna dice, una volta c'era la leggenda perché non c'era la scuola. Allora ti raccontavo la leggenda, oggi però i bambini già vanno, fanno inglese, francese, il computer, hanno bisogno di, non so, delle date, a che ora, l'orario, cose più concrete. Invece una volta c'era la leggenda, ti racconto che la Madonna apparve qui, invece la statua, e vedi che c'è in chiesa. La statua, San Michele, lui è il custode della statua, lui la portò da Israele, la portò nella grotta. Solo che i sacerdoti, quando la videro nella grotta, dice, ma chi ce l'ha messa qui? Perché era un labirinto, non riuscivano a tirarla fuori la statua, perché era messa dentro la grotta e nessuno riusciva a trovare. Hanno chiamato i muratori, hanno rotto tutti i muri della grotta per poter uscire la statua, perché l'aveva messo l'angelo. Dice, ma come? Quando la portano qui, la mattina aprono la chiesa, la statua era di nuovo nella grotta. 5 volte in 2 anni il Papa a Roma, nel 1400, viene a sapere queste cose. Dice, scriviamo che a Partinico, a Balestrata, insomma, succedono queste cose, che la statua, i sacerdoti la portano in chiesa, gli angeli la portano. Durante questo fatto che portavano gli angeli nella grotta la statua, perché? Perché fu costruita in Israele, a Gerusalemme, in una grotta. Perciò Dio la vuole sempre nella grotta, perché quando la trovarono quelli che non credevano, i cristiani, hanno ucciso tutte le donne, i bambini, gli uomini che ci pregavano in questa statua. Allora l'angelo dice, me la porti nella grotta, così mi ricorda il sangue versato di queste donne, uomini e bambini per Maria. Ma quando la portano qui, le persone non capiscono, dice, ma di chi è questa statua? Dobbiamo darla al proprietario. Perché nel 1400... La mia bisnonna me le raccontava. Così, è fatta con fili d'oro, tutta dorata, viene da Israele, l'hanno fatta con peli di cammello, ora verrà, come dire, esaminata e capiranno che viene da Israele. E San Michele, all'ultima ora, tornerà la statua nella grotta, andranno per prenderla come ai tempi antichi, non riusciranno a prenderla e la statua rimarrà nella grotta. E la grotta verrà trasformata come un luogo di culto, le autorità riconosceranno questo potere, perché quando trovarono la statua andarono per sollevarla e non riuscivano, perché gli angeli facevano lo scudo e non si poteva. E le persone non sapevano, avevano paura e non andavano più a vedere la statua. Invece tante donne coraggiose iniziarono a portare fiori, fiori ogni giorno, che facevano la prova e non riuscivano, dopo un anno che. Al giorno preciso in cui era nata Maria, il 5 agosto, insomma, riuscirono a sollevarla e la portarono qui. Siamo nel 1400, insomma,